Bella a tutti, bentornati sul mio canale YouTube, sono Federico e oggi vi parlo della storia di un brand di sneakers. Questo brand è nato più di 50 anni fa, ma continua a essere rilevante ancora oggi sia nello streetwear che nella moda. Si tratta di Vans. Il marchio Vans è stato fondato nel 1966, dunque precisamente 51 anni fa, a Anaheim, in California, da due fratelli, chiamati Paul Van Doren e James Van Doren. Ovviamente la prima parte del loro cognome, Van, essendo due fratelli, è diventato Vans. Importantissime per Vans tutte le collaborazioni che ogni anno sviluppa e fa uscire sul mercato assieme a altri marchi. Infatti tra poco in questo video vi farò una specie di timeline di tutte le collab più fighe con le sneakers Vans che sono uscite negli ultimi anni. Adesso però penso la cosa più importante sia che vi faccia vedere le differenze fra due dei modelli principali di Vans, che è una domanda che spesso mi avete posto su Instagram, ovvero quali sono le differenze e anche come calzano i modelli authentic e old school delle Vans. Innanzitutto partiamo con l'Authentic, che è uno dei primi modelli rilasciati da Vans negli anni 60 e ha questa silhouette inconfondibile, molto classica, molto minimal potremmo dire, il cui unico branding è la targhetta Vans qui, oppure il logo Vans con lo skateboard sul retro. Ci sono poi le Vans Old School, che sono queste qua, con questa tipica linea curva sul lato, da entrambe le parti. Queste si differenziano dalle Authentic in vari modi, soprattutto per la quantità di occhielli qua per i lacci, e si distinguono anche per dei rinforzi, possiamo dire, in pannelli di pelle o in camoscio, che ne giustifica il prezzo un po' più alto rispetto all'Authentic. Parliamo di prezzi. A prezzo pieno, in negozio, dunque non a saldo, le Authentic vengono 60 euro, mentre le Old School in negozio vengono 80 euro. Come vi accennavo prima, entrambi questi modelli, ma anche tante altre variazioni delle sneakers Vans, hanno fatto collaborazioni sia in ambito streetwear, anche con marchi di skate ovviamente, ma anche con marchi di alta moda, uno tra gli ultimi Alix. Ad esempio qui vedete una delle paia di sneakers Vans fatte in collaborazione con Alix, in questo caso il modello è la versione Authentic. Adesso vi farò vedere con la telecamera più da vicino le differenze tra i modelli Authentic e Old School e vi farò vedere anche cosa contraddistingue questa collab di Vans per Alix. Le Classic hanno questi 5 occhielli da ogni parte, quindi un totale di 10, che sono rinforzati con del metallo, come potete vedere qui. Quindi questo è un particolare che troviamo solo sulle Classic. Non ci sta imbottitura da nessuna parte, quindi è tela di cotone semplice. All'interno la soletta nella parte finale è in pelle e ammortizzata. Sul retro di tutte le Classic troviamo il logo qua di Vans, Off The Wall. Questo ovviamente è la collab con Alix, quindi troviamo anche scritto Alix sotto. La silhouette è molto bassa, come potete vedere qua dal profilo. E inoltre la linguetta è abbastanza corta, quindi adesso vedremo l'on fit, comunque finisce molto prima del piede. Sono scarpe abbastanza comode, ovviamente se uno inizia a indossarle per troppo tempo, per proprio lunghi tragitti di camminate, iniziano a diventare un po' scomode. Ecco qui invece le Old School. Il modello base delle Old School viene venduto in tela di cotone, con qua del nubuck sulla, diciamo, sulla punta della tomaia. È presente anche qua il nubuck come materiale e all'interno troviamo un rinforzo imbottito in pelle qui sul collo della scarpa. Dietro c'è lo stesso logo di Vans Off The Wall in rosso e bianco, come potete vedere qui. Poi troviamo sempre questa linea curva che si differenzia da modello a modello. Alcuni modelli speciali ce l'hanno colorata in diversi modi, con magari delle texture diverse oppure con forme diverse. Le Old School non presentano occhielli di rinforzo in metallo e inoltre hanno molti più buchi per i lacci passanti rispetto alle Classic. Infatti ne troviamo 8 per ogni lato invece che 5, quindi anche il collo è molto più stretto per il piede e la linguetta finisce molto più alta per la calzata. Sia le Vans Classic che le Old School hanno questo rinforzo in gomma davanti, presente in quasi tutte le calzature da skate, e inoltre questa tipica striscia, che può essere di vari colori a seconda del modello, che gira attorno alla suola. Ecco qui, mentre indosso le Old School, colorazione nera e bianca, porto con un paio di track pants di Needles by Nepenthes, un brand giapponese, recentemente è stato indossato anche da A$AP Rocky.
il profilo è molto basso, ma ovviamente le old school vengono vendute anche in una versione high top che arriva fino a qua. Per quanto riguarda come calzano, nelle old school vi raccomando di prendere la vostra solita taglia nelle scarpe a ginnastica, ovvero true to size. Questo perché hanno abbastanza imbottitura, come ho fatto vedere, vicino al collo del piede, e così sarete più confortevoli. Ecco che invece adesso vediamo al piede le Vans Classic, qua nella collaborazione con il brand Helix. Mi sto indossando un paio di shorts e le calze di Fear of God, rilasciato esclusivamente per il pop-up a Bologna, allo store di Vector Bottega. Come potete vedere, la silhouette è molto bassa, ancora più bassa delle old school, e anche molto allungata. Infatti si spinge tutto verso l'avanti, mentre la linguetta arriva praticamente a metà della sneaker, senza toccare la gamba. Per quanto riguarda invece il sizing, ovvero come calzano le Vans Authentic, vi consiglio di scendere almeno mezza taglia, poiché appunto all'interno non ci sta padding. Ora però, come vi ho accennato prima, è tempo di parlare di alcune delle collaborazioni migliori che abbia mai rilasciato Vans. Partiamo da questa. Supreme nel 2013 ha collaborato con il designer Peter Saville su vari pezzi di abbigliamento, e in più ci stava questa linea di tre sneakers in collaborazione con Vans. Si tratta delle Skate High, che non sono altro, come dicevamo prima, delle old school più alte, le Era e le Ciucca. Questa stampa floreale è ripresa direttamente da uno dei lavori più noti del designer Peter Saville. Secondo me questa è una delle migliori collab di sempre, appunto per la definizione altissima della grafica stampata sul tessuto dei lati delle Vans, e anche per l'importanza e la bellezza a livello musicale dell'album The New Order. Poi questa collaborazione con Golf Wang, il marchio di Tyler, The Creator. Queste tre paia, in collaborazione con rapper americano, si contraddistinguono per questi colori veramente vivi e inusuali, e per il dettaglio fantastico della suola in gomma di questo rosa shocking. Questa collab invece probabilmente lo riconoscete, è stata fatta in collaborazione con l'artista Coz, in coincidenza dell'uscita del film dei Simpson nel 2007. Vans infatti aveva rilasciato ben 14 sneakers ispirate ai Simpson, e appunto una di queste era in collaborazione con Coz. Stampa anche qui spettacolare secondo me sui lati e sulla tomaia della scarpa. Si tratta di un background che sembra come un quaderno a righe, lo vedete qua bianco la carta con queste linee azzurrine, e degli sketch fatti come a penna da Coz che rappresentano i personaggi dei Simpson come Apu, Telespalla Bob, Marge e Bart. Queste Vans Ciucca erano vendute in una scatola, sempre disegnata con lo stile dei Simpson, su cui sopra c'era un autoritratto di Coz, appunto fatto nello stile tipico dei cartoni dei Simpson. Arriviamo poi a queste, in collab con WTAPS, spesso detto WTAPS, ne ha fatte veramente tante in collab assieme a Vans. Si tratta di un paio di Skate High Tonal, quindi con vari colori che tendono al verde, lo vedete qua, nei toni militari. E perché questi colori che sembrano quasi un po' vintage, usurati dal tempo? Proprio perché WTAPS ha proprio questo approccio di design che riprende sempre dettagli dall'abbigliamento militare. Questo paio è stato rilasciato nel 2013 e sono ancora parecchio difficili da reperire, proprio perché appena dopo la release Kanye West aveva indossato ed era stato scattato dai paparazzi sia questa colorway oliva sia quella blu scura. Un'altra delle mie preferite è veramente vecchia come scarpa ed è difficilissima da reperire, infatti spero di poterle comprare un giorno. Si tratta di queste Vans Skate High del 2006 in collab con Christian Hosey, chiamate Rising Sun. Rising Sun appunto come il sole nascente, che è stampato sia sulla linguetta sia sui lati, il sole nascente giapponese che all'interno del design delle Skate High si integra benissimo a mio parere con il sole appena sotto la tipica linea curva sui lati delle scarpe. Arriviamo poi a quest'altro paio di Vans, e si tratta in questo caso addirittura di una quadrupla collab, perché ci sono ben 4 brand che hanno collaborato per la release di questa scarpa, e si tratta di Raf Simons, Colette, una delle boutique più grandi e famose di Parigi, e Comme des Garçons, e poi ovviamente Vans stessa. Si tratta di un paio di Vans slip-on con un design ripreso direttamente dalle grafiche e dalle stampe che Raf Simons aveva usato nella sua stagione Consumed della primavera estate del 2003. Queste Vans furono rilasciate 2 anni dopo, nel 2005, ne sono stati fatti solo 100 paia, e ovviamente adesso con i prezzi a cui si aggira il Raf Simons Vintage, queste hanno prezzi allucinanti. Ad esempio negli ultimi tempi ne sono state vendute alcune paia, con tutto l'hype che c'è, fra i 900 e i 1300 dollari su siti come Grailed o eBay. Passiamo poi a un'altra Vans, in collab con un altro brand, si tratta di Blends.
sono completamente in pelle e il trademark delle Vans old school e skate high che troviamo di solito sui lati, ovvero la curva, in questo caso è stato completamente fatto a forma di ossa. Ovviamente la colorway è nera e bianca, dando ancora più risalto appunto alle ossa, e secondo me questi sono uno dei design migliori mai fatti da Vans in collaborazione con un altro marchio, in questo caso vi ricordo Blends. Siamo arrivati alla fine di questo video a proposito di Vans, spero vi sia piaciuto e anche che vi sarà utile quando sceglierete un prossimo paio di queste sneakers fantastiche a mio parere, che si possono indossare in una varietà enorme di outfit e praticamente una scarpa da ogni giorno. Noi ci vedremo in uno dei prossimi video, che probabilmente sarà la storia di un altro brand, un nuovo video su nuove sneakers oppure un vlog. Mi raccomando, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Per questo episodio di Baringo Streetwear Sneakers è tutto e bella a tutti.